Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzo-distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo azienda agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'appuntamento live su friulitv.net con gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Dunque andiamo a vedere cosa è successo nelle ultime ore. Vediamo subito la schermata, partiamo chiaramente dagli aggiornamenti di cronaca. Omicidio colposo e incendio colposo sono le ipotesi di reato sulla base delle quali la Procura della Repubblica di Pordenone ha aperto un fascicolo contro ignoti in merito alla morte di Nelly Tramontin, la 63enne che ha perso la vita nell'esplosione che nella giornata di ieri ha distrutto l'ufficio della ditta di distribuzione di bevande Chieu a Pinzano al Tagliamento. Nell'immediatezza dei fatti, si sottolinea in un comunicato a firma del procuratore della Repubblica di Pordenone, Raffaele Tito, appariva verosimile che la deflagrazione fosse avvenuta per la saturazione di una stanza dovuta al gas fuoriuscito da una bombola. Chiaramente le indagini sono ancora in corso per definire gli ultimi dettagli. E adesso cambiamo completamente argomento, parliamo di turismo, andiamo in quel di Forni di Sopra. Un polo sciistico importante, quello di Forni di Sopra, il Bar Most, ma anche il comprensorio del Davost. La regione punta all'ulteriore sviluppo. Quali gli investimenti fino ad ora? Finora noi abbiamo investito oltre 7 milioni di euro e cercando di dare delle progettualità a medio termine, sia per quanto riguarda la montagna invernale, ma anche per quanto riguarda la montagna estiva. Guardate, qua ci troviamo in un paradiso naturale, in uno dei poli, se non il polo più alto sciistico del Friuli Venezia Giulia, le Dolomiti Friulane, una bellezza. Insomma, la regione Friuli Venezia Giulia sta investendo in tutte le montagne e in tutti i poli, abbiamo messo oltre 70 milioni di euro. Insomma, cerchiamo di, come dire, far sì che le nostre montagne già frequentate lo siano ancora di più da qui ai prossimi anni. Ecco, sto facendo un giro in tutti i poli per, assieme agli operatori, assieme all'amministrazione, per vedere un po' lo stato di fatto e lo stato d'avanzamento dei lavori che abbiamo e che stiamo commissionando. Un polo, questo di Forni di Sopra, che grazie ai nuovi investimenti potrà permettere agli sciatori di praticare sport invernali fino a primavera, proprio per l'altezza. Ma infatti questo, abbiamo la fortuna di andare oltre i 2000 metri, quindi abbiamo la possibilità di mantenere le piste fino, come diceva lei, a primavera. Quindi, insomma, dobbiamo sfruttare le specificità e le peculiarità dei vari poli. Penso che questo rappresenti una chicca assolutamente importante per l'offerta turistica della nostra regione. Ora andiamo a Monfalcone. Questa mattina abbiamo seguito in diretta la conferenza stampa di presentazione degli eventi legati al Carnevale 2022 nella città dei cantieri. E al termine della conferenza stampa abbiamo avvicinato il sindaco Anna Maria Cisint per riassumere quello che sarà il Carnevale Monfalconese. Andiamo a sentire le dichiarazioni del sindaco. Ma intanto siamo alla ripartenza, no? Il Carnevale finalmente torna in piazza, direi. E ci sarà un periodo bellissimo di grande allegria, di spensieratezza e ce lo meritiamo tutto perché dopo il periodo che abbiamo vissuto troppo lungo abbiamo bisogno di ridere. E allora per ridere a teatro abbiamo delle occasioni imperdibili. Domenica 27, oggi è stato annunciato dalla Proloco che ringrazio per il tanto lavoro assieme agli uffici del comune che sono stati fatti. E ci sarà un gruppo di attori e comici che arrivano dritti dritti da Zelig e i cinque ci allieteranno e ci faranno divertire. Ricordo che il 24 sera noi abbiamo Elisa, la preziosa Elisa,
e durante tutto il periodo di carnevale fino al giorno del martedì grasso e al martedì ultimo di carnevale ci sarà la possibilità di vivere la città con la presenza ad esempio dei carri che non potendo sfilare, perché creerebbero ovviamente una situazione di difficile gestione per l'assembramento che determinerebbero, saranno invece statici in piazza e nelle vie, con la possibilità anche per i bambini di poter apprezzare la modalità di costruzione. Ricordo a tutti che Monfalcone durante il periodo del carnevale vive anche per le famiglie e per i bambini delle giornate molto piacevoli e allegre, perché ci saranno anche ovviamente degli spettacoli dedicati proprio ai bambini e alle famiglie. Nel contempo una serie di mostre e di altre attività, tutto è visionabile sui siti, sul sito e sulle pagine del comune, dove con precisione si potrà apprezzare e decidere di venire qui per mangiare, perché c'è il Mangiamo Fuori de Casa, cioè tanti locali che durante il carnevale propongono dei piatti tipici. Vi aspettiamo. Bene, va detto che nell'intervista insomma rilasciata dal sindaco Cisint è avvenuta pochi istanti dopo la telefonata con il prefetto di Gorizia, proprio per definire gli ultimi dettagli in merito al carnevale di Monfalcone, che comunque seguiremo poi nell'evolversi del periodo fino al martedì grasso, con l'appuntamento alle ore 12 in quel del Palazzo Municipale per la famosa Cantada 2022. Con questo servizio chiudiamo qui questa edizione del pomeriggio. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi il più cordiale proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno copri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo azienda agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.